Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Se Intro. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove lo stretching a tutino è sicuramente un'ottima cosa da fare. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi, siamo stati promossi dopo la fine della nostra missione alla Marshall. E mi stavo chiedendo, no, quello è il ponte, pensavo fosse possibile fare il giro della morte, ma ne dubito. Ci siamo lasciati appunto che noi siamo stati promossi e però abbiamo ucciso il capo o comunque uno dei responsabili di una delle nostre coinquiline. Quindi vediamo come va avanti una parte dei profitti. Ho delle grane con gli idol se mi occorre il tuo aiuto. Casco d'idol Anubi, ma ce l'abbiamo già. Aspetta, ho solo queste missioni. Ok, va bene. Hey there, it's me, JR. Ah, JR! I got a favor to ask if you got a minute. Io mi sa che questo tizio verrà nel nostro gruppo. Be there in a jiff. Secondo me JR si unisce ai Saints, oppure morirà in modo tragico tipo Carlos. Aspetta, fermo. Ci sono due cose che devo fare. Ora forse tre. Allora, la prima di tutte è vedere... Non so cosa devo vedere, se è il... questa statua o cosa, aspetta. Perché sono obiettivi alla fine. Foto del viaggio veloce. È sempre una fotografia, però almeno mettimi la stessa icona a sto punto. Ecco fatto. E qua sotto invece abbiamo un altro cassonetto, ma soprattutto... Death Race, vantaggio minore sbloccato. E vai. Ecco qua, qui abbiamo un altro cassonetto con altri probabilmente $2000. E io continuo a sbagliare, continuo a tenere premuto per uscire quando mi basta solo schiacciarlo la X. Altri $2000. Finders keepers. Non male, parti di camion d'oro. Perché sì. Cambiamo auto. Hai idea anche... C'è anche il coso per caricare l'elettrica, ma ti prego. Quindi mi stai dicendo che questa macchinona è elettrica? O più semplicemente qualcuno l'ha parcheggiato dove cacchio voleva? Allora, qui c'è un negozio di vestiti e già che ci siamo, entriamoci. Qual è di questi? Credo sia lui, visto che è l'unico che si vedono gli interni. Bello. Trending. Non sembra male come posto. Sembra molto giovanile, con le scarpe a $69.99. Bello, bello, iniziamo a comprare roba di certa classe comunque. Acquistiamolo ma non mettiamolo per adesso. Le cuffie, compriamole ma non equipaggiamole. Ecco, questa è una cosa che, apprezzo tantissimo, tantissimo. Tu compri il tipo di oggetto adesso, ce l'hai, lo possiedi, modifichi tu il colore e tutto il resto. È un po', diciamo, antirealistico perché nei precedenti Saints tu compravi una cintura, sì, potevi fare però la fibbia d'oro, la fibbia d'argento, la cintura marrone, la cintura nera, la cintura bianca e avevi tutti questi oggetti tutti diversi. Era realistico e ci stava. Questo è un filo più carino, il fatto che compri il tipo e poi lo modifichi. Meno realistico, ma si apprezza comunque. Le collane, beh... Una collana io me la comprerei. Una giacca nuova, beh, perché no? Non ti puoi permettere questo oggetto. Minchia, 65.000, ci credo. Le mutande di Jojo le compriamo solo per principio. Un anellino, ma sì, perché no? Anche un orologio non starebbe male, dai. Stiamo spendendo un sacco di soldi che ancora non abbiamo. Le scarpe così mi piacciono. Gli occhiali, questi qua $180, non sono neanche male. Dai, li compriamo. Oggi si cambia. Ecco, questa invece è una cosa intelligente. Compri l'anello, puoi decidere se averlo da uno o da tutte e due le parti. E io ti direi di mettertelo a sinistra. Anche se effettivamente io a sinistra ci tengo l'orologio. Ah, però guarda, se tengo la giacca non posso avere la collana. Questa è una stronzata, ma... Ecco, e questa è una cosa che invece non sto apprezzando. Nel momento in cui togliamo un equipaggiamento, non ce lo salva con il colore che avevamo prima. Dai, va bene così per ora. L'orologio non si vede perché abbiamo la giacca, però si vede l'anello e la collana non ce la possiamo mettere perché abbiamo
la giacca, ma va bene. Vediamo l'altro negozio di vestiti, anche se ora ho sprecato un bel po' di soldi. È questo qua, il negozio di vestiti. Questo qua col gelato. Davvero? Avrei detto che era una gelateria io. Ed effettivamente non ho tutti i torti. Piuttosto che vestirmi così, disinstallo il gioco. Sicuramente ci sarà una missione in cui dovrò vestire così e dovrò stare pure zitto. Aspetta. Altro cestino pieno di soldi. Dove sei? Eccolo qua, dammelo. It's mine now. Hai trovato un cappello figo. E non abbiamo ricevuto soldi? Sono molto triste ora. Ci sono degli idols qui. Belli loro. Fermo. Altro cestino pieno di soldi. E siamo saliti di livello perché stiamo visitando un sacco di posti nuovi. Mina di prossimità, ok. Cosa abbiamo trovato a questo giro? Looky here. Dai, fammi leggere, voglio leggere cosa ho trovato, levati. Mettiamola qui sul quadrato. Però scusami, fammi provare. Eh no, ce l'ho lo stesso. $2000 comunque. E allora scusami, la mia teoria della cosa qui della granata nelle mutande non è giusta. Perché io pensavo che la granata magari non te la lancia perché non ce l'hai nell'inventario, conseguenza come fai a metterla? Ma neanche la mina a questo punto ce l'avevamo, anche se è un'abilità. Ed eccoci arrivati all'obiettivo. JR, dove sei? JR? Ah, eccolo. Ciao. Hey JR, what's up? Well, after that little clusterfuck we had with the Panteros, you know, when my life was flashing before my eyes, I started thinking about early retirement. E ti sei dato alle costruzioni? Some savings and bought this empty lot. I'm fixing to open my own garage. Ah, non male. Idols anarchists made off with my shipment of car parts. Without it, my garage is gonna fail before da. It even. Eh beh sì, effettivamente. You want me to get the shipment back? After our last run, I figured this should be easy. I'd make it worth your while. Say a percentage of the garage? Beh, perché no? Percentage. I'm in. Esatto. Allora, dove sono questi bimbi scemi? Dov'è la mia macchina? Kev, quick question. The idols robbed this fella I know. Any idea where they'd take his stuff? Probably to the camp. This friend of yours some rich bigwig? No. Just a regular Joe trying to make ends meet. That doesn't sound right. The idols are about taking down the corrupt system, not the little guy. Yeah, sì, certo. Never get overzealous. Well, just be careful, okay? The idols are like a family to me. I promise I'll be nice to them. Noi saremo una famiglia migliore. Sono sicuro. Aspetta, fermo un secondo. Dicevo, sono sicuro che sopra quella testa lì di pantera si possa fare un salto incredibile con la macchina. Comunque è molto probabile che vogliano la fotografia. Boh, forse la vuole di giorno o forse sono durante la missione e non me la fa fare. Chi lo sa, i motivi potrebbero essere tanti. Tieni il tempo vantaggio minore. Ok, bello, abbiamo sbloccato dei vantaggi. That must be the camp. Ed eccoci arrivati all'accampamento. Fermi un attimo. Allora, scendiamo dalla macchina. Vediamo i vantaggi che abbiamo sbloccato. Allora, abbiamo solo uno slot per i vantaggi. Però abbiamo l'addestramento tattico. Perdi ritmo soltanto quando usi l'abilità. Quando stai per morire puoi correre più velocemente. Per adesso facciamo questa, teniamo quella che abbiamo. Ehi ragazzi, avete rubato dei pezzi che non vi appartenevano. Vi dispiace se tipo, non so, li riprendo? Esplora la festa e chissà perché ho paura che succederà un casino. Però scusami un secondo, ma... Va bene che ho tolto la musica con licenza. Ma quindi mi stai dicendo che qualsiasi musica di questo gioco ha il copyright? Who the hell are you? I'm looking to join? Yeah. You? Idols? A new recruit. Well, come on in. Come on in. With a snake mask. She'll hook you up. Parla con Cheryl. Cos'è questo? Un barbecue? Ah, forse potevo sbatterci la testa di qualcuno dentro. Probabilmente. Però wow, che bella sta festa senza musica. Scusami un secondo, giusto per rivedere. No, io non ho silenziato le musiche del gioco. Aspetta un attimo. Chi cazzo l'ha messa silenzia musica? Io ho messo silenzia musica su licenza.
E in ogni caso ora la musica non si sente, probabilmente dovrei uscire e rientrare da questa zona. Allora, Cheryl con la maschera da serpente, eccola lì. Che più che altro è un cobra, però. Sei tu, Cheryl? Hi, Cheryl. I'm thinking about joining the Idols. Yeah! Ready to take down the establishment? Esatto! Sure. By like stealing car parts and shit? Or by punching everybody in the neck till they choke! But hey, you do you. The Idols are a big tent. You like heists? Talk to Martin. He's headbanging around somewhere. Allora, Martin. Trova Martin che fa headbanging. Un tizio che fa headbanging. Eccolo qua. Ciao, Martin. You Martin? Heard you were a heist man. Ma sono tutti dei Power Ranger. Botnet that hacks Wi-Fi enabled refrigerators. Come summer, there won't be a working ice dispenser. Ottimo, niente ghiaccio. Sounds great for the little guy. But do you steal real things? Like car parts? What even is real in a late stage capitalist digital economy? Boom. Mind blown. Boom. But if you like meat space theft, talk to Timmy O. He's around somewhere working on his bike. Allora, quanto ci fai che questa missione è più semplice se inizi a sparare da tutte le parti? Più semplice, tra virgolette. E invece questa è la parte più lunga. Timmy O, I heard you bring in big hauls. Anything that ain't nailed down. Just boosted a shipment of car parts off some cog in the big auto machine. Hogwild, where would you even keep some like that? Warehouse and back, with the other refuse of materialism. E allora andiamo a recuperarli noi. Sono sicuro di quello che ho appena detto. Questa missione sicuramente la puoi fare in questi due modi. Vediamo come va adesso. Esatto, come va adesso senza esagerare. Vediamo. Ok, pensavo fossero luci. Cioè, o meglio, sono le luci, ma pensavo che si sarebbero riflettute molto di più. Invece questi sono dipinti a terra. Belli. Gli Idols però mi piacciono. Delle tre fazioni rivali penso che siano i miei preferiti. What are you doing here? Sono venuto a recuperare roba. I was hoping to take back. Fuck off. Thing is, they belong to one of the little guys you say you fight for, so... There are no little guys. Just Idols and tools of the system. Bravo, ma che bel bimbo che sei. Cerchiamo di non fare rumore, però. I'm taking those parts. Aia, vieni qui. Ti spacco la faccia con un coltello nella schiena, stronzo. Ecco fatto, aspetta. Vieni qui. Roommate code, I'm in for a lot of laundry. Ecco fatto. Questa missione ce la facciamo bella in silenzio. Vieni qui. Stupidi ragazzini. Beh, non che i nostri siano tanto meglio. Ma abbiamo appena ucciso la tizia vestita da serpente? Ma no, poverina. Mi ha anche aiutato a trovare il tizio che mi ha aiutato a trovare il tizio che mi ha aiutato a trovare il tizio. Aspetta. Aspetta. Non riesco a sistemarmi. Allora, fermo un attimo. Come mi aggancio? Dio mio! Allora, facciamo retromarcia. Agganciamolo. Ecco fatto. Vieni con me. Ti porterò lontano perché questi pezzi mi servono a me. Stupidi ragazzini. Aspetta. Oh, merda. Stavo per fare una manovra terribile. Stavo per fare una pessima manovra. E stanno chiamando i rinforzi. Meglio allontanarsi il più possibile dalla festa, allora. Ma i rumori, i suoni. Mi stai dicendo che dovrei riavviare il tutto per... Non capisco se è colpa mia o no. Ecco fatto, levati dalle scatole. Io intanto sto scatolone pieno di pezzi me lo porto via. Minchia. L'abbiamo schiacciato tra il muro e il... come si chiama? Il cassone. Non penso sia stata un'ottima fine per quel povero uomo. Però, in ogni caso... Missione compiuta. Beh, oddio, mi stanno inseguendo ancora.
Quindi direi che compiuta è solo tra virgolette. Diciamo che è missione andata. Aspetta. Merda. Ecco fatto. Non chiamerai più nessuno tu. Ok, il tizio in moto penso di averlo schiacciato con i pezzi, con il coso qua. Ecco fatto, allora dovrei esserci. E infine eccoci arrivati. Elimina gli ultimi idols. Va bene. Ecco fatto. Aspetta, 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 ci penso io a te. Madonna mia, che colpo. Ma vai via. Aspetta. Fammi prendere un'altra arma. Tu sei duro. Lo vedo, c'hai un casco. Ecco fatto. Più che altro mi urta il fatto che non si senta la musica. E non capisco perché si sia tolta tutta la musica. Ma magari sono stato io per sbaglio. Ne dubito, ma non penso. E noi prendo una parte degli introiti. Che cazzo hai fatto agli idols? Hang on. Kev, what's up? You said you'd be nice to them. I was. They were shitheads. Well, now they want you dead, and they're headed your way. Ma che bello! Thanks for the heads up. JR, va bene. Aspetta. Those some bitches are back. Time to beat some asses. Minchia! Ok, forse un attimo esagerato qui. We do the steal. Oh merda. Aspetta. Come and fight with me. I'm throwing a flash cracker. Ma levatevi che vi mettete a fare i selfie adesso, deficienti. Madonna mia. Ecco fatto, vieni qua. Chi ti ha mentito, scusami? Sul fatto che volevo unirmi a voi, molto probabilmente. Su tutto il resto non so di cosa parli. Vieni qua. Aia, che... che male! Gli ha tirato una sequenza di... aspetta. Levati dal cazzo. Le levati! Ecco fatto. Stupidi ragazzi. Stupidi ragazzini. Dai. Ecco fatto, provaci. Merda, ho sbagliato arma di nuovo. Ho sbagliato arma, ma ehi, ha funzionato. Io intanto mi recupero tutto ciò che c'è da terra. Di nulla. Sì. E lo farà in una notte. American style. Premier grand opening at Jim Robb's garage. The service center has all the tools you need to customize your ride. And if you see a car out there with something you like, bring it on in. Grazie, JR. Now that we're in business, let's talk shop. Tipo, portami pezzi di macchine che mi servono. Una parte dei profitti. Bello questo murales, figo. Casco da idols, già ce l'avevo però. Hai sbloccato Jim Robbs. App trasferimento di denaro. Yes. Personalizzazione dei veicoli, ovviamente. Hey JR, if we're short on parts, why don't we just steal them? We could run a little chop shop here. Beh, hai ragione. That would save us a pretty penny. Esatto. Need some parts for a hammerhead. How about you get me one of those? Se ne trovo uno, ci provo. Rivenditori d'auto rubate. Ah, così semplice, basta parlargli. Allora aspetta. Aspetta un attimo. Ci penso subito che tanto è qua vicino. Eccolo qua un Hammerhead. Ce l'avevi proprio qua dietro. Potevi prendertelo e smontartelo. Potevi veramente uscire tu e prendertelo.
Jim Robbs. I got you that hammerhead. All right. Just leave it there. Dove sta andando la polizia? The idols have an off-road buggy they call the Desert Devil. Can you get that for me? I seen them riding northeast of town around the mesas. Ci penserò, there? Dai. Controllo aereo migliorato. Se la trovo uno ci penso, dai. Scatola della pizza, perché sì. Beh certo, noi avevamo da DJ Anubis. Questo invece è degli Idols Anubi. Ti dirò che non è neanche terribile, anzi è figo, davvero bello. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.